Lucia Anselmi, giornalista del secolo XIX. Lucia, eri presente a Roma, parliamo un po' della partita. Che partita hai visto? Patro, ho visto una partita molto combattuta. Innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato. Sicuramente ho visto uno Spezia che ha lottato fino alla fine, però all'ultimo minuto, come ha detto bene mister italiano, è mancata quella malizia in più che manca a tanti veterani della Serie A, e quindi invece di gettare via il pallone, purtroppo c'è stato un piccolo impasticciamento in difesa che ha permesso a un asso come Lorenzo Pellegrini, perché così insomma non si può definire ulteriormente, perché è un giocatore veramente preparato e molto bravo, di bucare la rete e di guadagnarsi il vantaggio proprio al photo finish. Però ho visto anche uno Spezia compatto che ha saputo ribaltare una partita che molti si sarebbero insomma ritrovati invece a lasciare andare, perché sicuramente un 3-1 è un risultato che demoralizza moltissimo una squadra in campo. Invece i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno lottato e sono arrivati al 3-3. Peccato per quell'ultima ingenuità, altrimenti saremo qui a parlare di un punto che sarebbe stato meritatissimo, Patri. Ecco, una partita molto particolare, la Roma arrivava da due sconfitte, una proprio con lo Spezia in Coppa Italia, e i derby, molto sentita, molto attesa anche dai giornalisti e dai fotografi, visto che c'era il discorso Fonseca che poteva saltare. Ma lo Spezia anche ha fatto paura, nel senso, giocando forse leggermente peggio di martedì, però una squadra che c'è stata. Sì, sicuramente è una squadra che c'è stata. Dall'altra parte però c'è stata anche la Roma. Probabilmente si vocifera molto di Pellegrini e di questo suo, come ti posso dire, feedback positivo nei confronti di mister Fonseca, perché nonostante la squadra sia stata privata del suo capitano, che poi è Dzeko, che si sa insomma, pare che ci sia stato un battibecco tra allenatore e capitano, se l'è caricata sulle spalle Pellegrini, che ha colto la palla al balzo del passo indietro del bosniaco per diventare un po' il nuovo gladiatore, no? Il nuovo protagonista in maglia giallorossa. E questa è stata la situazione che in realtà ha fatto sì che la Roma tenesse un pochino più duro, puntando proprio sul binomio Spinazzola e Pellegrini. Dall'altra parte però abbiamo trovato anche una Roma che ha ceduto molto in difesa, uno Spezia che ha saputo dire la sua in attacco. Sicuramente Farias, che è stato oggetto di molte critiche in questi ultimi tempi e che non ha reso come avrebbe dovuto rendere, è riuscito a riscattarsi moltissimo. Ecco, però un po', facciamo un bilancio. Il giorno di andata 19 giornate, forse non ce l'aspettavamo neanche noi, 18 punti, un girone di andata. Come hai visto te, visto che tutte e due abbiamo fatto le trattate quasi tutte? Ecco, sì. Se ci vuoi... Io ho saltato solo Benevento e Crotone, per il resto sono sempre stata presente, tu lo sai, anche in Coppa, esatto, martedì scorso. E io anche. Ecco, facciamo un po' un bilancio di questo girone di andata, visto che è finito. Certo, Patrizio, guarda, secondo me è un bilancio positivo. Ovviamente, come hai detto te, nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi in questa posizione in classifica. Sicuramente è una visione parziale quella che abbiamo, però c'è da dire che lo Spezia ha dimostrato di poterci stare in categoria. Al di là di tutto, al di là di non avere nomi di big, di non avere personaggi blasonati, perché comunque è così, parliamoci chiaro, però lo Spezia ha dimostrato che ci può stare in questa categoria, ha dimostrato anche di saper affrontare a viso aperto le grandi, e magari in tanti ci saremmo aspettati di vedere il punteggio pieno, il bottino pieno, magari con Crotone e Genoa, e invece sono arrivati con Napoli e Samp, perché ricordiamo che comunque in questo momento la Samp a livello ligure forse è l'identità che si sta esprimendo meglio e che è anche un assetto importantissimo, nonché un allenatore veterano come Claudio Ranieri. Cioè l'impresa di Leicester resterà sempre nella memoria, perciò diciamo che si sta esprimendo veramente al meglio questo Spezia, e anche inaspettatamente, perciò è un bilancio positivo, Patri, quello che mi sento di tracciare, perché è uno Spezia che lotta e che quantomeno, comunque vada questa prima avventura in Serie A, sta dimostrando di volerci restare aggrappato, perciò tanto di cappello, onore al mister italiano e onore anche ai ragazzi. Ecco, parliamo un po' del campionato. Abbiamo visto squadre importanti per 70 minuti sempre, soprattutto con Juve, Milan, Inter, stare in campo, ma alla fine avevamo degli sconfitti, però partite importanti le hai vinte alla fine. Sì, assolutamente, le partite più importanti diciamo che sei riuscito a risolverle, sei riuscito a dimostrare di poterci stare. Ti prenderò un esempio:
E c'eri anche tu, ti ricordi la partita con l'Inter, cioè se non ci fosse stato, purtroppo mannaggia, non è nemmeno colpa sua, quel rigore dato per fallo di mano a Nzola, a quest'ora saremmo a parlare di un'altra partita che sarebbe finita con un pareggio, e questo è veramente molto importante, perché secondo me la squadra migliore del campionato sotto l'aspetto di difesa è l'Inter di Antonio Conte, perché con il 3-5-2 ha i due esterni di centrocampo che gli rientrano in difesa e si ritrova appunto a poter giocare anche con una difesa 5 che è blindatissima, cioè abbiamo visto che nessuno riesce a penetrarli, cioè è molto difficile, a meno che non ha un calo l'Inter, è forse una delle squadre con la miglior difesa del campionato, e lo Spezia è riuscita a penetrarla con un 19enne, cioè Roberto Piccoli compirà 20 anni il prossimo 27 gennaio, cioè tra qualche giorno, e questo ha bucato la difesa dell'Inter e poi poco dopo quella della Roma l'altro giorno, e ti dirò che secondo me purtroppo Roberto si è fatto male, ma se fosse stato in campo avrebbe fatto anche una doppietta, perché era veramente in partita. È stato un peccato vederlo uscire. Un'altra partita particolare potrebbe essere stata anche con la Juventus, perché fino a 71 senza Ronaldo eravamo 1-1. Questo ci potrebbe essere. Sì, assolutamente. Abbiamo rischiato di essere anche 2-1, perché in realtà a un certo momento, se ti ricordi, Chabot ha fatto un bellissimo terzo tempo con un colpo di testa micidiale. In porta c'era Gigi Buffon, che voglio dire, un campione del mondo, no? E nonostante comunque l'età avanzata, è a un livello insomma imparagonabile rispetto a tanti altri. Ha un'esperienza che insomma la classe non è acqua, no? Esatto. Parliamo un po' di anche del mercato, però per il mercato proprio vero parliamo di alcuni giocatori che ci sono piaciuti in questa prima giornata di andata. Nel senso, siamo usciti dal 21 di agosto dalla Serie B, dobbiamo ricordare anche questo, con una squadra siamo rientrati con un'altra squadra. Chi ti è piaciuto, che cosa in negativo e in positivo? Allora, devo dirti la verità. A me è piaciuto moltissimo Ivan Provedel, perché secondo me ha colto l'opportunità di esprimersi allo Spezia come un momento di riscatto da quello che ha vissuto ad Empoli, perché ricordiamoci bene che lui a Empoli qualche anno fa era partito molto bene, poi si è infortunato e non è più riuscito a rientrare in squadra, aveva questa necessità di esprimersi, e anche l'anno scorso con la Juve Stabia, ahimè, la Juve Stabia è retrocessa, ma lui ha fatto un ottimo lavoro, perciò è un ragazzo di enorme prospettiva e sono molto felice che si stia facendo rivedere allo Spezia. In più è come se fosse un secondo regista per il gioco di italiano, perché la difesa, ma anche gli altri giocatori, lo usano molto come punto di riferimento. E questo tipo di gioco, tutti questi tocchi di piede mi piacciono moltissimo. E dall'altra parte, gli altri che mi sono piaciuti veramente tanto sono stati Piccoli, perché comunque non è scontato alla sua età riuscire a segnare in Serie A, riuscire a esprimersi, provarci quantomeno, e ovviamente l'esplosione di Nzola, in realtà io francamente me l'aspettavo, perché è un giocatore che ha la fisicità e tutte le carte in regola per poter giocare in Serie A, quindi per me non è stata una cosa che mi ha stupito. E gli altri due giocatori per cui sono veramente molto felice e a cui tante volte anche in confidenza ho detto che con la determinazione che avevano si meritavano questo palcoscenico sono Simone Bastoni e Luca Vignali, perché su Giulio Maggiore, Giulietto, insomma su di lui non avevamo dubbi, Patrizio. Giulio sicuramente era già un profilo del Serie A da tempo, ma insomma per loro due sono molto felice, perché hanno dimostrato, andando oltre alle aspettative di molti, di essere due ragazzi che possono stare in questa categoria. Invece forse quello un po' negativo, se c'è un negativo, se c'è, non lo dobbiamo fare proprio. No, sto pensandoci qualcuno da cui mi sarei aspettata di più magari. Sì, esatto. Non lo so, mi sarei a volte aspettata un po' più di precisione nel tiro da Farias, però riconosco anche che lui si è trovato a passare da una squadra all'altra in tutti questi anni, quindi non ha avuto una continuità, e tante volte abituarsi a un gioco come quello di italiano, che per molti versi è stato definito un calcio totale, dove anche gli attaccanti rientrano a difendere un po' come fa Giasi, insomma può essere difficile. Per quello mi auguro che adesso sia entrato un pochino più in ottica e possa inserirsi meglio, e dall'altra parte mi auguro anche che possa arrivare a concretizzare molto di più Agudelo, perché è un ragazzo che si vede veramente che ci sta mettendo anima e corpo, ma che non riesce ancora a trovare quella precisione nel tiro che forse meriterebbe, perché crea veramente tanto, Patrizio, non so se sei d'accordo con me. Sì,
Un altro nome che non abbiamo fatto, secondo me, è Podega. Ah, beh, sì, ma sai, non avevo dubbi io in realtà su Pobega, perché l'anno scorso, in quelle 40 partite che ha giocato con il Pordenone, è stato straordinario. Cioè, ma quella è la lungimiranza, al di là del vivaio Milan, di un allenatore come Attilio Tesser, che ha questa capacità, che è anche italiano, però Tesser ovviamente ha molta più esperienza alle spalle, è logico. E ciò non toglie nulla comunque la bravura di mister italiano, ma entrambi hanno questa capacità di prendere dei giovani e di dargli una responsabilità tale che li fa maturare e esplodere. Cioè, l'anno scorso per un periodo Pobega è stato capocannoniere del Pordenone, cioè, è stato veramente bravissimo. Ecco, invece due parole sul mister italiano. Dobbiamo farlo. Esatto. Il mister, io non potrò mai dimenticare la prima sensazione che ho provato quando l'ho visto allenare lo Spezia. Io ero a Sarnano, l'ho guardato e non nego che ho veramente pensato che era un allenatore nato. E lo scrissi anche, scrissi un pezzo su di lui dicendo che ci rivedevo molto. La determinazione di Sarri, perché anche Sarri è uno che insomma torna, ti corregge il gesto tecnico mille volte, vuole la precisione. E poi ci vedevo anche, insomma, questo modo di fare, questo sognando Guardiola, che poi il mister l'ha detto che, insomma, a lui gli piacerebbe una cena con Guardiola. Quindi vuol dire che probabilmente i modelli sono quelli, senza contare che il mister mi ha conquistato subito, perché, insomma, tutti sanno che è un appassionato di Cruyff e quindi con me ha colpito nel segno. Però davvero, io ti giuro che il primo allenamento che ho visto mi sembrava di vederlo rientrare in campo a giocare. Cioè, lui è proprio allenatore, lui è un po' un secondo padre per questi ragazzi, è un amico per quelli che magari gli si avvicinano un pochino più come età, ma per quelli più giovani è veramente un, te l'ho detto, un padre. Cioè, li corregge in tutto ed è veramente una persona, è determinato, è tosto, vuol farsi rispettare, però è anche una persona affettuosa che ti sa dare una pacca sulla spalla, sa smorzare. Fai conto che secondo me dal campo, dal basso, ci vorrebbe 3-4 macchine fotografiche, 3 per le reazioni e una sempre fissata su di lui, perché fa di quelle cose che sono particolari. Però lui è straordinario così, hai capito? Esatto, cioè, al di là dello Spezia io me lo vedo sui palcoscenici anche europei, perché me lo vedo lì che si arrabbia, hai capito? Con la sua tuta, con le sue cose. Questo è un allenatore, Patrizio, quello è quello che ci vuole. Parliamo un po' di mercato, ti lascio campo libero in uscita e in entrata, mercato dello Spezia. Allora, abbiamo visto uscire due giocatori a cui credo che anche noi del mestiere, che comunque dobbiamo fare un'analisi nitida e pulita di quella che è la situazione, senza preferenze, sono stati comunque due giocatori importantissimi per la promozione. Uno è Luca Mora, che è tornato alla SPAL, e l'altro è Paolo Bartolomei, che l'anno scorso, insomma, non ci dimentichiamo, a volontà popolare ha preso l'acquirotto reale dell'anno, quindi è stato sicuramente giocatore perno. Avendo avuto anche per insomma diverse settimane Matteo Ricci fuori dai giochi, lui si è anche un po' caricato la squadra sulle spalle diventando regista, ma si è caricata in tanti modi, Patrizio, perché lui in realtà molte volte, anche quando le cose andavano male, diceva: noi ce la possiamo fare, questa per me è una squadra che può andare in Serie A, e ci aveva ragione. Probabilmente, secondo quelle che sono le voci di mercato, pare che sia in uscita anche Beppe Mastinu, come se ne parlava già nella passata stagione, mentre si dovrà decidere anche la situazione dei portieri. Nella passata stagione, perdonami, nei mesi scorsi, nel passato mercato. Si è parlato anche dei portieri, ovviamente Ivan Provedel resta intoccabile perché si è guadagnato la maglia da titolare di diritto. Dall'altra parte abbiamo Zut, che ahimè si è infortunato al suo secondo match con i guantoni dello Spezia, e dall'altra parte abbiamo anche però Titas Krapikas, cioè che ha dimostrato di poterci stare in questa squadra. Cioè, ricordiamoci bene la parata che ha fatto sul rigore, insomma, calciato da Barrow, e anche la partita che ha fatto con la Roma. Cioè, non è scontato che un ragazzo di quell'età, esordiente in quella categoria, comunque facesse certe prodezze. E abbiamo anche Rafael, che comunque per quel poco di minutaggio che ha fatto con lo Spezia ha regalato una vittoria importante agli Aquilotti. Cioè, non è da tutti parare un tiro del genere, insomma,
come quello che, se non mi sbaglio, aveva fatto la lasagna dell'Udinese. Quindi, insomma, diciamo che quello che si trova nella posizione un pochino più sfavorevole in questo caso rispetto agli altri è Zut, che non ha avuto la possibilità di esprimersi. Dall'altra parte però c'è anche da dire che Krapikas potrebbe avere delle ottime opportunità per vestire una maglia da titolare anche in Serie B, il che per un ragazzo della sua età, ripeto, non è da poco. In entrata? In entrata si è parlato molto di Bellanova, ma altrettanto è uscito il nome di Dijkman in questi ultimi giorni, che è sicuramente un profilo che potrebbe fare al caso di Italiano, perché è evidente che comunque serva un po' più di solidità in difesa e anche un altro veterano che vada ad affiancare Claudio Terzi, che comunque insomma conduce la squadra, ma che ha anche bisogno di un importante e solido sostegno in difesa. E abbiamo visto bene che ha dato tanto maggiore, è stato straordinario secondo me col Torino, però dall'altra parte c'è stata molta, molta fragilità in difesa con la Roma, soprattutto parlando della fascia destra del campo, e quindi sicuramente serve un terzino destro, dato che comunque Sala, ecco anche lui in uscita, non è riuscito a esprimersi al meglio, serve adesso qualcheduno che riesca a dire la sua. I profili di Bellanova e quello di Dijkman sono sicuramente più quotati ad andare a dare una mano a Ferrer, che comunque si sta ancora riprendendo dall'infortunio, e a Luca Vignali, che sta ancora imparando in questa categoria, ma che già ha fatto vedere tanto, al di là di quello che comunque, permettimi di sottolineare, Patrizio, insomma, è stato un errore che poteva capitare a chiunque, soprattutto a un esordiente della categoria a Torino, perciò non gli si può fare una colpa. No. L'ultima domanda, parliamo invece di due partite. Giovedì si gioca in Coppa Italia contro il Napoli, perciò potremmo vedere la solita formazione di Roma della Coppa Italia, e poi si comincia il girone di ritorno con l'Udinese, perciò ecco, lì si comincia a vedere punti molto importanti. Sarà una settimana cardine per lo Spezia, sicuramente affronterà un Napoli che sappiamo che è in difficoltà, i tifosi stanno togliendo il loro sostegno a Rino Gattuso, e a mio parere sbagliano, perché secondo me Gattuso è un ottimo, anzi un eccellente allenatore, perché c'è stato appunto l'episodio della Supercoppa in cui ha preteso che i suoi giocatori stessero in campo, prendessero il premio e non se ne andassero per stizza. E questo per me è una grande, grande, grande decisione che insomma esprime maturità, esprime da parte di un allenatore la capacità di voler far affrontare i suoi ragazzi il fatto di aver sbagliato, di aver sprecato magari in partita delle ottime occasioni, come poteva essere il rigore di Insigne, che tutti sbagliano il rigore, però anche la capacità di volergli far affrontare la situazione. E questo secondo me è un grosso premio da mettere sul petto di Rino Gattuso, che è un eccellente allenatore, però sta mancando per lui il sostegno del pubblico, che chiede a gran voce l'arrivo di Allegri, e già accostato alla Roma. Dall'altra parte ci sarà un Udinese che ha tenuto testa all'Inter, quindi è un Udinese che poche chiacchiere, vuole venire qua e vuole vincere, vuole riscattarsi per la sconfitta che ha subito in casa. Però non credo che Vincenzo Italiano e i suoi gli renderanno le cose facili, perché adesso si parla di molti scontri diretti e di tanti punti che devono arrivare, quindi anche punti intelligenti. Perciò nel caso in cui non ci sia una vittoria, il pareggio va conservato a tutti i costi, perché è sempre quel punto in più che ti può servire a fine stagione. Lo Spezza, diciamo che con le squadre così ha sempre fatto bene. Certo, assolutamente. Deve stringere i denti adesso e fare più punti che può, e in alcuni momenti se vede che non arriva la vittoria deve provare ad accontentarsi del pareggio, anche se quello non è il gioco che ci ha abituato a vedere lo Spezza. Però, come ti dicevo, Patrizio, piuttosto che perdere un punto, portarne uno a casa, e è giusto così. Giusto. Grazie mille. Grazie a te, Patrizio.